Santa Domenica a tutti voi che mi ascoltate. In questa domenica concludiamo la lettura del capitolo 13, il discorso in parabole, e come ho fatto per il capitolo 10, l'invito è tornare a rileggerlo. Sentiremo che il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto. Sentiremo che il regno dei cieli è simile a un mercante che cerca perle preziose. Infine ci sarà detto che il regno dei cieli è una rete gettata nel mare. Mi pare di poter dire che il soggetto di queste ultime pericopi, passaggi, parabole del Vangelo al capitolo 13 di Matteo vede come soggetto il regno dei cieli. Il regno dei cieli è la sua vicinanza e presenza nella storia degli uomini, la vicinanza e la presenza di Dio. Il regno dei cieli è Dio che ci coinvolge nella sua vita, nella sua alleanza, nel suo cuore. Il regno dei cieli è l'alleanza offertaci da Dio, le sue promesse, la sua amicizia. Allora accogliere e vivere il regno dei cieli significa accogliere e vivere la presenza amica e salvatrice di Dio. Vuol dire vivere per Lui lontano dalle lusinghe ammaglianti del re di questo mondo. È chiaro che lo sfondo, se vogliamo intuire una forma di contrapposizione non certamente ideologica, è che il regno dei cieli è differente dal regno di questo mondo. Ascoltiamo questa splendida pericope che conclude il capitolo 13 del Vangelo di Matteo. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva. Si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà la fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero: sì. Ed egli disse loro: per questo ogni scriba divenuto discepolo nel regno dei cieli è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Il regno dei cieli, la presenza di Dio che salva, è un tesoro a cui dobbiamo legare tutta la nostra vita. Tutto quello che custodisce e assicura la presenza di Dio è ciò che merita la nostra attenzione prioritaria. Notate, non è il tesoro che viene comperato, è il campo che lo custodisce che viene acquistato. Cioè, tutto quello che ci conduce a Dio merita la nostra dedizione piena e totale. Dobbiamo preoccuparci di possedere il campo dov'è il tesoro. Ma Gesù ci dice anche che il regno dei cieli va ricercato. Va ricercato come fa quel mercante di perle preziose,
Il regno è la perla di grande valore per la quale tutto il resto passa in secondo piano. E la rilevanza del regno dei cieli merita un'assidua ricerca e porta, pensate un po', a una economia di spreco totale. Tutto è venduto pur di acquisire il regno. È il martirio. Pensiamo a coloro che hanno dato e danno la vita nella fedeltà al Signore, nella testimonianza al Vangelo. C'è un terzo passaggio. Il regno dei cieli discrimina la vita degli uomini. Tutti sono chiamati al regno, ma ahimè, lo sappiamo, non tutti aderiscono al regno. Tutti sono figli di Dio, ma non tutti ne apprezzano la grande fortuna, come ci direbbe il Santo Paolo VI. Certo è che dalla nostra scelta del regno ne scaturisce un giudizio sulla storia e sulle vicende umane che sarà manifesto alla fine del mondo. C'è questo splendido rimando alla fine, l'abbiamo sentito anche domenica scorsa, leggendo la parabola del buon grano e della zizzania, e anche qui ritorna questo giudizio finale che è opera di Dio, che non dipende da nessuna possibilità di discernimento nostro. Davanti al giudizio di Dio non si può mica essere sindacalisti, è chiaro. Si può essere sindacalisti davanti ai giudizi degli uomini. Allora mi chiedo, dove trovare il campo con il tesoro nascosto? Dove, come intercettare la perla di grande valore? Come prepararci al giudizio di Dio sulle vicende umane? Ecco, mi sembra bello quello che nella prima lettura ci viene raccontato del re Salomone. Questo re che si rivolge con semplicità, con umiltà a Dio e pregando dice a Dio: concedi al tuo servo un cuore docile perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male. Ecco, la presenza di Dio, il regno dei cieli, la presenza salvifica e amica di Dio nella nostra vita è ciò che porta a realizzazione la nostra storia, la nostra vita, perché si compie in noi la giustizia di Dio. E noi arriviamo a manifestarla capaci di distinguere il bene dal male. Attenti che non si tratta qui di una semplice distinzione morale. Si tratta di conoscere ciò che è bene agli occhi del Signore e di rifiutare ciò che è male agli occhi del Signore. E questo sta prima e va oltre qualunque distinzione di tipo morale. Impegna la fede. È il riconoscere il suo disegno di grazia, di giustizia. L'intelligenza di Salomone gli fa proprio chiedere questo, che io sappia amministrare la giustizia con sapienza, distinguendo il bene dal male. E allora permettetemi di concludere con alcune domande che possono aiutarci
dopo che abbiamo pregato nella nostra comunità, ascoltato l'insegnamento dei sacerdoti, celebrata l'Eucarestia. A che cosa ho legato il mio cuore? Che cosa amo veramente? Che cosa possiede tutta la mia attenzione e dedizione? Ciascuno di noi fa quello che ama. E soprattutto ricordiamoci, ciascuno di noi è quello che ama. E così abbiamo la possibilità di essere intelligenti davanti a Dio, perché sapremo leggere dentro la vita, dentro la storia, dentro la realtà, con l'occhio di Dio. Buona domenica a tutti voi, cari amici.